ci prende il lusso di fare pane e salsiccia. Lo facciamo alla abruzzese, mi dicono. Io ci proverò e vediamo che succede. Coltello, bella pagnotta, la dividiamo a metà. Are. Poi la facciamo a quarto. E poi ci facciamo due fette. Una per te e una per me. Via. Togliamo la pelle alla salsiccia. E la sfracaniamo perfettamente tutto a bordo del pane. E gli diamo una bella incalcatina. Stesso dicasi per quest'altra fetta. Via la pellancica. Bella, bella, bella quella salsiccella. E adesso, mi raccomando, non deve cadere ai lati, sennò dopo si sbrucia. Abbassiamo un attimino questo, tanto ormai è bella calda. E là. E là. Adesso con i vapori della salsiccia si dovrebbe cuocere bene e il pane imbibire di questi aromi. Noi poi dopo con la paletta, perché non si deve toccare niente, non è che dobbiamo poi girare, cioè, dobbiamo aspettare solo un attimino. Poi con la paletta e ciucciamo. La paletta. Avanti. È vero che mi chiamano Muzio, ma adesso diamo il tempo al tempo e poi facciamo la conclusione. Io penso che con 5 minuti ce la spicciamo, Io direi che gli diamo proprio una botta del caldo di là. Vedete? Perfetta, giusto una bottarella sul pane, una bottarella, una bottarella, due bottarelle, tre bottarelle, una bottarella. Tocca assaggiarla, vediamo che succede. Come da minaccia. Un non nulla. Ecco. Potrò anche togliermi gli occhiali. Quindi mangiamoci questa pane salsiccia bruttazzosa. Cosa volete che sia dopo aver messo pane e salsiccia qui sulla piazza? Pane e salsiccia buonissimo. No, fai come ti pare,
vivere in campagna è sempre un problema. Ecco, miagola pure. Noi intanto ci facciamo un buon appetito. Viva pane e salsiccia!